Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Alcune informazioni di servizio e poi iniziamo il video. Intanto, oggi faremo la solita live che facciamo tutti i martedì o mercoledì a seconda delle disponibilità del tempo. Pomeriggio, botta e risposta, domande e risposte, Q&A, quindi non mancate assolutamente perché secondo me inizieremo tra le 2:30 e le 3. Ecco, vi do questa area temporale, poi comunque programmerò la diretta e la vedrete qui sul canale. Seconda battuta, ho preparato un contenuto, o comunque sto preparando un contenuto, vi faccio vedere un po' di appunti su un'ipotetica Juventus di Thiago Motta. E quindi questo sarà un contenuto che vorrò portarvi nei prossimi giorni. Mi sono messo a studiare un pochettino Thiago Motta, mi sto recuperando anche alcune partite perché ho sempre più la sensazione che possa essere lui alla fine l'allenatore per la Juventus dell'anno prossimo. Vedremo se questa cosa sarà confermata oppure no. Io intanto mi metto avanti, nel caso vi faccio un contenuto che poi invecchierà male ma che potrebbe essere comunque molto interessante da vedere al momento. Però oggi voglio rispondere a una domanda prima di tutto, perché mi avete chiesto in tutte le salse: sei preoccupato per la qualificazione alla Champions dell'anno prossimo da parte della Juventus? Dico la verità, no. Questa è la mia risposta secca. Non c'è un sì ma. L'unico sì ma è se la Juve continua a perdere le prossime 3-4 partite, ma quello diventa un dato di fatto anche dal punto di vista aritmetico. Poi non può piovere per sempre, voglio cercare di essere positivo da questo punto di vista, ma vedrete che anche se ragionerò in maniera magari un po' più negativa, la Juventus dovrebbe aver garantito l'accesso alla prossima Champions League. Intanto facciamo questo ragionamento, escludendo l'Inter che è lì davanti e in questo momento non ci interessa nemmeno più prendere in considerazione per quello che è l'obiettivo rimasto alla Juventus in Serie A, e cioè la qualificazione Champions. La classifica di Serie A è la seguente, prendo anche qui, ho fatto gli appunti. Juve, 57 punti. Milan, 56 punti. Bologna, 51 punti, quarto posto. Roma 47 punti, quinto posto, e poi a scendere dal sesto all'ottavo Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42. Io direi di prendere in considerazione queste squadre qui, più se volete anche la Lazio. Arriviamo alla Lazio e prendiamo in considerazione le prime 9 squadre in Serie A, ok? Ne rimangono 27, ne abbiamo giocate 27, quindi ne rimangono 11 da giocare. 11 per 3, che sono i punti a disposizione della partita, fa 33 punti. Ok, se sommiamo 33 punti alle altre squadre, ok, alle altre squadre dopo la Juventus, sappiamo che il Milan al massimo ne può fare 89, che il Bologna al massimo ne può fare 84, che la Roma al massimo ne può fare 80, che l'Atalanta al massimo ne può fare 79, che il Napoli al massimo ne può fare 76, che la Fiorentina al massimo ne può fare 75. Ok? Quindi significa che la Juventus, 33 punti più i 57 che adesso, arriva a un valore elevatissimo. Ma non è quello che ci interessa, perché non dobbiamo prendere in considerazione che la Juve le vinca tutte. Dobbiamo prendere in considerazione che le altre le possano vincere tutte per capire qual è il minimo della Juventus per accedere al quarto posto. Perché abbiamo detto che il Bologna, che in questo momento è al quarto posto, vincendole tutte, 33 punti più 51, andrebbe a quota 84. Ecco, 84 è il numero magico per la Juventus. Significa che la Juventus con almeno 84 punti arriverebbe almeno al quarto posto. Ma questa quota è destinata a calare, perché appunto è una quota che prende in considerazione il fatto che tutte le squadre dietro la Juventus vinceranno tutte le partite, quindi per forza di cose sarà destinata a calare. Ad ogni modo, per arrivare a quota 84 partendo dai 57 della Juventus, significa che la Juventus dovrebbe fare 27 punti, che sono tanti. Sono tanti perché in 11 partite, e in 11 partite 27 punti significa una media di quasi 2 punti e mezzo a partita. Quindi significa che la Juventus dovrebbe quasi vincerle tutte. Ma ripeto, non è questa la situazione, perché la Juventus potrebbe arrivare al massimo di 90, quindi potrebbe lasciare per strada 6 punti da qui a fine anno, e non mi sembra assolutamente il caso. Poi può succedere, ma non mi sembra il caso. D'accordo? Questa è un po' la lettura. Ripeto, è una quota, quella degli 84 punti, destinata ad abbassarsi per via degli scontri diretti tra Juventus e le altre, in primis, poi vedremo che ce ne saranno, e anche gli scontri diretti rimanenti tra le altre e le altre, o comunque tra le partite che le altre giocheranno con altre squadre,
che le altre 19 squadre rimaste fuori, comunque le partite tra di loro le faranno, anzi 18, perché una comunque rotazione giocherà contro la Juventus. E poi attenzione, perché la Juve potrebbe pure arrivare quinta quest'anno e garantirsi l'accesso alla Champions League per via del ranking, perché come ben sappiamo quest'anno la Champions League alle italiane potrebbe essere aperta addirittura a 5 squadre. Vedremo se sarà così. Noi teniamoci il quarto posto come riferimento, che è il minimo. Dobbiamo tenerci quello come riferimento perché è il minimo che garantirebbe alla Juventus l'accesso alla Champions League, con la possibilità di andare ancora più in minimo addirittura al quinto posto. Poi è ovvio che arrivare quinti e arrivare secondi cambia, così come arrivare quinti e arrivare secondi magari ancora in lotta scudetto fino alle ultime giornate, cosa che non si sta verificando. Il secondo posto sarebbe meglio intanto per una ragione puramente statistica, no? La Juventus che va a migliorare anche la posizione dell'anno scorso, senza considerare la penalizzazione, era arrivata terza a pari punti con l'Inter. È meglio per soldi, perché guadagni più soldi, più ti classifichi in alto in Serie A, e poi per la Supercoppa, perché le prime due classificate in Serie A vanno a giocarsi la Supercoppa. Attenzione che la Juventus potrebbe comunque qualificarsi per la Supercoppa anche in caso di finale di Coppa Italia, perché sono quattro squadre che vanno a giocare questo nuovo format, le prime due del campionato e le finaliste della Coppa Italia. Quindi la Juve ha due possibilità per qualificarsi per la Supercoppa, guadagnare più soldi e comunque arrivare anche in Champions League, perché non è l'arrivare in Champions League, è anche valutare il come, però va bene, questo è un altro discorso. Adesso ragioniamo semplicemente sulla domanda: la Juventus rischia di non giocare la Champions l'anno prossimo per meriti sportivi, anzi per demeriti sportivi? Ribadisco, per me la risposta è no, perché adesso andiamo un attimino a valutare quello che è il calendario della Juve. Le prossime 11 partite sono le seguenti: Juventus-Atalanta in casa, Juventus-Genoa in casa, Lazio-Juventus in trasferta, Juventus-Fiorentina in casa, Torino-Juventus in trasferta, Cagliari-Juventus in trasferta, Juve-Milan in casa, Roma-Juve in trasferta, Juve-Salernitana in casa, Bologna-Juve in trasferta, Juventus-Monza in casa. Ora, sono 6 scontri diretti, perché abbiamo l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Milan, la Roma e il Bologna. Squadre più vicine, squadre più lontane, ma che hanno ancora oggi la possibilità, no, di raggiungere un piazzamento Champions. Quindi le mettiamo dentro tutte. 6 scontri diretti in 11 partite sono preoccupanti da una parte, ma anche entusiasmanti dall'altra, perché vincendo gli scontri diretti vai a togliere la possibilità a queste squadre di rientrare in lotta, perché la Juventus è davanti, la Juventus è favorita, è la prima squadra, togliendo l'Inter, di quelle che può qualificarsi alla Champions, anche se il Milan ha un solo punto o il Bologna ha solo 6. Queste sono cose che vanno assolutamente prese in considerazione, a maggior ragione perché potrebbe esserci anche un quinto slot, quindi 4 oltre l'Inter, però queste sono altre cose. Ora, ragionando anche in maniera pessimistica, non vi andrò a dire quella che è stata la mia previsione su queste partite, magari fatevelo voi il giochino, prendetevi il calendario e segnatevi 1x o 2, quindi un punto, 0, 3 punti, a seconda di quella che è la partita, e io vi dico che la Juventus, ribadisco anche in maniera un po' pessimistica, andrà a fare 17 punti in queste 11 partite, ok? 17 più 57 significa che la Juventus chiuderebbe a quota 74. Questa è la possibilità più negativa. Sono stato appositamente pessimista per dire: d'accordo, se facciamo 17 punti in queste partite qui e arriviamo a 74 punti, ci qualifichiamo per la Champions. L'anno scorso con 74 punti la Lazio è arrivata seconda. 2 anni fa con 74 punti ti infilavi tra Juventus e Napoli, bene o male, ok? E quindi arrivavi comunque in Champions League. 3 anni fa, l'anno di Pirlo, con 74 punti non ci arrivavi perché il Napoli e la Juventus sono arrivati a quota 78 e ricorderete il Napoli è rimasto fuori a pari punti con la Juventus per via del gol di Faraoni. Quindi abbiamo anche questa tendenza nelle ultime 3 stagioni ad aumentare le posizioni con meno punti a disposizione. Quindi secondo me, a maggior ragione quest'anno con tutte queste squadre qui, 74 punti dovrebbero essere sufficienti. L'altro giorno Allegri ha detto: alla Juve mancano 13 punti. Io ve ne ho messi 17 nella peggiore delle ipotesi, in maniera molto pessimistica. Allegri ne calcola 13, però ripeto, per me 17 se va male, quindi significa che sono stato anche molto più positivo di Allegri, che in realtà faceva semplicemente il calcolo matematico per arrivarci. Se la Juventus fa 13 punti nelle prossime 11 partite è una vergogna, partendo da questo presupposto. Poi vi dico, per me la Juventus
almeno a quota 80 punti quest'anno ci arriva, per me, per quella che è la situazione attuale. E anzi, esagero, per me la Juventus chiuderà a 80 punti secchi, quindi se adesso siamo a 57 più 3 andiamo a 60, ne mancano 23, ok, per fare questi 80 punti. Vediamo se ci riuscirà, vediamo se ci riuscirà. Per me lei può fare, assolutamente, ripeto, 17, sono stato molto pessimista, metto magari due punti in partite che ho etichettato come pareggi, che diventano vittorie contro magari squadre più abbordabili. Queste tre squadre ve le voglio dire, perché avevo nei 17 punti considerato pari contro Genoa in casa, contro Cagliari in trasferta e contro Monza in casa, ma sono tre partite che la Juve può vincere e, permettetemi, deve vincere, quindi non è scandaloso pensare di fare 6 punti in più in queste tre partite e arrivare quindi a quota 23 punti nelle prossime 11 e chiudere il campionato a quota 80. Quindi fatemi sapere anche un po' la vostra, perché per me dire che la Juventus rischia il posto Champions, ragazzi, cioè, nelle prossime 3-4 partite fai 2 punti ancora? No, credo che in quel caso la Juventus sarebbe costretta a intervenire in qualche altro modo, perché già il momento è negativo, l'unica vittoria nelle ultime partite col Frosinone in casa al 90esimo, 95esimo, 94, 30, quello che è, però la Juventus ha accumulato un vantaggio talmente elevato che anche pensando proprio in maniera negativa, in maniera pessimistica, ti viene a dire che per quella che è la classifica di oggi, la Juventus non rischia l'accesso alla Champions. Poi magari mi sbaglio io, magari sono stato fin troppo ottimista, per me la Juve può chiudere a 80, poi magari chiuderà meno, magari chiuderà di più, non lo so, sono curioso di sapere anche le vostre qui sotto nei commenti, ma il vantaggio è talmente elevato, c'è la possibilità anche di arrivare quinti molto probabilmente, che per me l'accesso alla Champions mancato quest'anno sarebbe sinceramente una sorpresa. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ci tengo.